La speranza, il luogo naturale della speranza, il luogo direi il luogo tipico è proprio la famiglia. Sentiamo quello che il Papa ha detto in occasione della giornata della famiglia dell'anno scorso. Il Signore distribuisce per noi il pane che è il suo corpo. Lui si fa dono. E anche noi sperimentiamo la solidarietà di Dio con l'uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci. Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della croce si abbassa entrando nel muro della morte per darci la sua vita, che vince il male, l'egoismo e la morte. Gesù si dona a noi nell'Eucaristia, condivide il nostro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi. E nell'Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell'amore, scende nella nostra povertà per trasformarla.